Si apre un ciclo di grandi eventi a Crema in vista di Expo 2015 e la mostra personale di Enrico Bai, di respiro nazionale e internazionale, è solo l'inizio. Così il sindaco Stefania Bonaldi all'anteprima per la stampa della mostra che si inaugurerà venerdì a Crema presso la Cittadella della Cultura, che durerà fino al 7 gennaio. Un artista, Enrico Bai, nato a Milano nel 1924, che nei suoi oltre 50 anni di attività, che l'hanno portato alla ribalta della scena internazionale, ha sempre saputo sperimentarsi e rinnovarsi nell'utilizzo creativo di oggetti di uso quotidiano, dai tubi ai rubinetti, alle passamanerie, ai fiocchi, pizzi e cordoni. La mostra Crema offre uno spaccato dell'ultima produzione artistica di Bai, Idraulica e Totem, che va dagli anni 90 al 2003, anno in cui muore. 60 pezzi suddivisi in due sale presso il Museo Civico Cremasco. Nella sala Gelo si avrà la possibilità di passeggiare tra personaggi idraulici realizzati con tubi, rubinetti e sifoni, che si fondono con corde, pizzi e fili di lana. A dominare sono i personaggi femminili, che prendono il nome dai grandi fiumi per simboleggiare la forza potente della femminilità. L'esondazione dei fiumi, tema di estrema attualità, rappresenta l'impeto, l'energia della donna che non si può dominare. Nella splendida cornice della sala Pietro D'Acemmo invece si entra nel mondo surreale dei totem, stregoni e sculture in legno, che richiamano una cultura primitiva. E quindi alla fine quello che accomuna in qualche modo questi due periodi è l'uso molto marcato di oggetti quotidiani. Anche questi totem, che fanno un po' il verso, come le precedenti maschere, a questa ricerca di primitivismo nell'uso del tatuaggio, di tribale in qualche modo, ma che in realtà nella nostra società non sopravvive. Quindi io penso che lui fosse molto interessato proprio alle contraddizioni della società contemporanea, e qui secondo me le rappresenta abbastanza bene. Questa idea del primitivo reinterpretata con l'utilizzo di oggetti molteplici, che dà ancora più colore, vita e senso a queste sculture. Mentre nella sala Agello l'idraulica, la forza del fiume, tutti interpretati con nome di donna, al di là del fiume Po, l'unico maschio, però per proprio rappresentare la forza della donna, questo suo straripare, questo suo essere feconda, questo suo riempire la vita delle persone.